Salve a tutti Simmers, bentornati nel mio canale, io sono Mary Shelley, siamo tornati nella 100 Baby Challenge, un bel like per questa challenge che è bellissima, come tutte le altre challenge, quindi like a tutte le altre challenge. Comunque, saluto Maria Rosaria Cangiano e niente, e tutti gli altri naturalmente. Se vedete che non vi saluto magari in questa puntata così, me l'avete chiesto, è perché io registro una puntata dietro l'altra. E quindi non ve la prendete. Comunque, spero che in questa puntata cresca, arrivi, diciamo, la notifica di compleanno per la nostra bimba, perché per la challenge possiamo farla crescere solo, lei è stanchissima, dormi, possiamo farla crescere soltanto quando appare la notifica. Vorrei anche comprarle il tratto della fertilità. Quindi, vediamo dov'è. Eccolo qua, fertile, però 3000 punti, quindi dobbiamo arrivarci, anche se per il momento non possiamo uscire di casa. Non so neanche più se farle guardare la TV per bambini, perché l'altra volta non ha. Eccolo qua, manca poco il compleanno di Giada. L'altra volta non ha funzionato la TV per bambini. Basta dormire, grazie. Cambia pannolino. Magari coccolala ancora. E poi allattala. Naturalmente io col generatore di tratti adesso so già quali tratti dare alla bambina. E non li ho scelti io però. Per la challenge appunto non dovevo sceglierli io, ma dovevo farlo col generatore di tratti che c'è su internet. Quindi in questo caso vi dico già, sono capitati dei bei tratti, però potranno capitarne anche di brutti che non ci piacciono. Un futuro, quindi ecco qua. Una scelta del tutto casuale. Falle una bella torta, mi raccomando. Speriamo che sia migliorata nel frattempo nel fare torte. Ah, la cambiamo anche da cambiamo d'abito, ovviamente, sia la bambina appena cresce e anche lei, perché ho scaricato una maglietta così un po' premaman e quindi ci dedichiamo anche a questo oggi, direi, assieme. Avanti. Livello superiore, benissimo. Cosa puoi cucinare? Ha imparato le ricette delle uova e toast, del tramezzino BLT, delle patatine con salsa e dei tacos di pesce. Ha anche imparato un nuovo movimento elegante chiamato aggiunta di convenzione. Fantastico. Allora, hai fame, odore di frigorifero economico, ah, no, non mangiare nulla per ora, tanto puoi mangiare la torta. Quel frigorifero di scarsa qualità, un odore assai poco invitante. Facciamo passare di età. Vuole comprare una macchina di gelati, non è una brutta idea, però dobbiamo risparmiare soldi. Bimba! Oh, che carina, ciao! Allora, i tratti sono, me li sono scritti. Artista prodigio e ama l'aria aperta. Allora, dovrà essere prodigio artistico. Benissimo. E poi ama l'aria aperta, quindi dei bei tratti in realtà. Sono molto contenta, direi. Sì. Che carino, via. Sì. Cosa fai? Cosa vuoi fare? Scattare una foto insieme? Sì, fatelo. Vediamo se lo fanno. Sì? No, no, niente. Ok, occasione mancata. Non andare a vederti la TV, ti voglio cambiare d'abito. Scegli abiti. Non vuole essere amichevole con Giorgia. Benissimo, c'è stata una bella bambina, direi. Ed eccoci qui. Allora, è bellina, è nata bella paffutina, così, non lo so, mi piace un sacco. Cose per bambini, avevo scaricato cose per bambini. Ok ragazzi, eccoci qua la nostra bambina. Si è bloccato? Allora, di abiti ho scelto appunto questo da giorno. Questo come formale. Ho sbagliato. Questo da notte.
sì, questo da sportivo. Da notte. Da festa. E da bagno. Ok, ragazzi, invece per la madre. Ok, per lei volevo metterle una magliettina con una scritta, niente di particolare, diciamo. Ecco, va bene. E vestirla molto, vabbè, è un vestito molto semplice, non è che sia un bel vestito, però magari per il pancione, non so, si adatta, forse. Spero, non ho trovato niente di meglio. Magari se voi sapete qualche sito in cui c'è qualcosa di apposta per le prime mamme, così ditemelo. Andiamo a giocare. Ed eccoci qui. Allora, lei vuole essere amichevole con la madre. Direi andiamo subito, ma soprattutto mangia la torta. Prendi un pezzo e siediti con tua mamma. Parlate. Parla dell'animale preferito. Racconta una storia. Anche tu vuoi dire qualcosa a lei? Fai uno scherzo. Non si deve fare uno scherzo. Ah, su Malizia. Facciamole uno scherzo. No, perfido no. Malizia. Invita. No. Invitiamola a una finta festa. Facciamole uno scherzetto. Giada è diventata un'amica di Giorgia. Quanto è carina, Giada? Quanto sei carina? Puoi dirle che sei incinta, che aspetta un fratellino? Allora, condividi la grande notizia, diglielo. Sento che il frigo è proprio brutto, 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 ma non possiamo permetterci, già che abbiamo una casa comunque grande, devo dire. Però adesso dovremmo fare anche la cameretta per la nostra Giada. Quindi, io direi mettiamo questo. Sì, eccolo qua. E direi almeno un giocattolo. Lei mi pare è prodigio artistico, no? Quindi. Guarda questo. Vabbè, devo farvelo vedere in qualche video. Guardate. Per le bambole. Allora. Abilità, io direi prodigio artistico. Però, dove glielo mettiamo? Se glielo mettiamo qua, occupiamo tutto lo spazio se arrivano bambini. Quanto costa poi sta cosa? 300? Beh, mettiamogli in camera della mamma, dai. Così. Ci sta. Sì, esatto, prodigio artistico. E infatti la mandiamo, direi, a disegnare forme. E quindi la mamma adesso con la bambina può uscire. Però deve sempre portarsi la bimba. Riponi. Mettiti gli abiti che ti ho detto, cambia abito, quotidiani 2, non è niente di che, però ci accontentiamo. Lascia che tua figlia disegni almeno ha le nausee, beh sì. Allora, riproviamo col discorso di non guardare un film, però di guardare il canale per bambini. Non pare che abbia funzionato, proveremo a seguirla in ospedale magari. Chissà che funzioni magari, non lo so. Intanto tu disegna, brava, si dà all'arte, fantastico. Mettilo nell'inventario, che appendiamo tutto poi. E tu invece devi guadagnare qualche soldino, quindi direi riprendi il dipinto, anche tu dipingi e poi magari andiamo a rubacchiare qualcosina. Le due artiste, abbiamo due artiste in casa, ragazzi, guardate che bello, a vedere così. È bellissimo. No, dobbiamo avere dei gemelli assolutamente. Ma finché non possiamo comprare il tratto fertile, allora valutiamo bene i capricci. Lei vorrebbe comprare una macchina dei gelati, flirtare con qualcuno e chiacchierare con qualcuno. La macchina dei gelati, è un po' una spesa. Ma vediamo un po'. Macchina del gelato, 100, dai, possiamo fare forse questa spesa. Poi vedremo magari se
con le bollette non ce la facciamo, la vendiamo. Faremo così. Mettiamola qua. Sì. Perché sono ben 50, benissimo. Poi vuoi essere amichevole con Giada, flirtare. Con flirtare, flirtare io direi di no. Lo facciamo al momento. Diventa ispirata. Allora io direi che possiamo unire due cose in uno. Vai a fare pipì, corri. Ok, vendilo. Vendilo. Ma perché hai fatto la pipì per metà? E poi chiaramente ha fame, ma io direi chiedi alla tua figlia di fare di ammirare le stelle. Benissimo, in effetti perché è sera, io direi aspettiamo la mattina per andare nelle case altrui. Ma perché la sera dormono, quindi? Però povera bambina, ha la scuola il giorno dopo? Sì, deve andare a scuola, quindi... E io direi, grande famiglia felice, abbiamo completato un pezzo. Diventare genitore. E direi anche tu devi andare a dormire subito. Usa e dormi. Vorresti essere divertente con Giorgia, ok, però niente, andate a dormire. Perché la bambina in particolare deve andare a scuola. Quindi dormiamo. Tu intanto direi, tanto tu non hai fretta, servi la colazione, un bel uova e toast. Per tua figlia. Eh sì, direi che è il minimo. E sbrigati anche, veloce. Già andava a scuola per circa un'ora, dai, che forse fai in tempo a far colazione. Forse. Ok, brava Giada, svegliati e vai a mangiare con tua mamma. Vai, vai, vai. Bravissima. Benissimo, con una bella colazione, poi vai a scuola. Tanto il sonno se n'è andato, sta benissimo, ragazzi. Sono proprio contenta, sta veramente bene. Io non le farei parlare perché poi non fai in tempo a mangiare. Mangiano più lentamente se parlano. Vai, corri, che fai già ritardo. Avanti. Corri, vai a scuola, vuoi chiacchierare con tua mamma, però anche no. Ferma. Allora, hai ancora un po' di sonno, quindi dormi ancora un po'. Dormi, avanti. Già devi invitare a casa il proprio compagno di classe, Max. No, perché devi venire con me. Quindi vai a fare pipì. Ecco qui la nostra Giada. Viaggiamo assieme e andiamo. Eccoci qui, ragazzi. Allora, la casa, è questa, che carina. Ma bella, ma veramente. Allora, bussa alla porta. La bambina, dobbiamo portarcela per forza, è obbligatorio se si va in giro. Sembra che non c'è nessuno in casa, che sfortuna, caspiterina. Noi allora andiamo da un'altra parte. Eccoci qui, speriamo che qui ci sia qualcuno. Sì, infatti c'è qualcuno, mi pare. Siamo già venuti qui, però in effetti possiamo arraffare anche qualcos'altro. Vai a bussare alla porta. Che carine che siete, vi piacete tantissimo, però magari vai a bussare alla porta. Si diceva che la bambina bisogna portarla perché sono le regole della challenge, la bambina non può stare mai da sola, è proprio obbligatorio, quindi anche se sarebbe bello magari ogni tanto lasciarla a casa così, eccetera, a giocare, a fare così, non si può fare.
grazie. Cosa possiamo prendere? Ah, questo si può tentare di arraffare. Questo non ancora. Questo dovrebbe valere discretamente, credo. Allora, fatemi pensare. Bambina, tu sei un po' di sonno, fai un pisolino. E poi ti faccio fare i compiti a casa. Cosa possiamo arraffare? Sarebbe bello poter arraffare queste cose qui. Più... Giorgio, ha arraffato! No! Hai arraffato un oggetto senza chiedermi nulla! Caspita, adesso devo aspettare per arraffare. No, presentazione divertente. Ma perché? Io stavo scegliendo cose più... Ha arraffato un po' di libri. Vabbè, presentazione divertente. Volevo che ti aiutasse più che altro. Incendio. Oddio, aiuta, tanto aiuto, aiuta a fare i compiti. Sicuramente l'incendio si estinguerà. No! No! Dov'è questo incendio? Ma dov'è? Oddio! Vabbè, siete proprio impossibili. Ok, lei sta. Sei nata lei, io voglio dire. La nostra eroina. Sei un'eroina. Tu stai bene? Sì, lei sta bene. Però i compiti. Fai i compiti. Perché per arraffare adesso, purtroppo, non ce lo fa. Non ce la fa arraffare. Ci dice: hai già stato arraffato un oggetto di recente. Quindi ci tocca aspettare. Che carine. E poi mangiala. Ah, adesso puoi tentare di arraffare. Benissimo. Allora, tenta di arraffare questo, io direi. Aspetta a mangiare. Vai ad arraffare. Anche perché, blocchiamo un attimo, perché lei purtroppo... Allora, sono indecisa tra questo vaso e questo qui, perché le piante costano tanto, però mi ricordo che anche questo non costava poco. E c'è un po' di indecisione. Vabbè, arraffiamo quello e speriamo che valga un po' di soldini. Vai, corri. Lei ha finito i compiti, bravissima. E però ha sonno e tante altre cose, quindi. Perfetto. Ha raggiunto il livello 6 di malizia. Ora Giorgia può usare il telefono per darsi malate. Possiamo arraffare anche più cose. Benissimo, andiamo a casa. E vendiamo tutto. Eccoci a casa, ragazzi. Allora, lei deve andare in bagno subito. Anche se sua mamma corre in bagno. Metteremo dei cespugli perché con tutti i bambini che nasceranno, immagino che avranno bisogno. No, non puoi fare la pipì. Sostituisci, dai, devi fare la pipì in fretta, dai. Spendiamo soldi così. Benissimo, non ce la faceva più. Allora, ed è stanca morta, quindi vai a dormire. Tu stai abbastanza bene, però ti mando a dormire. Bene, ragazzi. Bagno sporco. No, devo mettere dei cespugli comunque perché non possiamo rischiare. Con tutti i bambini che ci saranno, non possiamo aggiungere bagni perché costa troppo aggiungere tutti quei bagni, però. Quantomeno per la pipì mettere un bel cespuglio. Benissimo, io direi che con questa puntata ci possiamo fermare qua. Abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo fatto crescere la nostra bambina, la nostra Giada, siamo andati un po' avanti, mi spiace con lei è ancora presto per partorire perché è al secondo trimestre, quindi nella prossima puntata partorirà sicuramente e speriamo veramente che siano gemelli. Abbiamo fatto tante cosine, vendiamo anzi un attimo. Vediamo quanto... 810, beh non male devo dire. 45 i libri. Bene, abbiamo recuperato un po' di soldini. Fermiamoci qua. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un bel commento, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!